Yu-Gi-Oh! A tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Ragazzi, io c'ho un problema, vorrei tanto regalare a uno di voi questo bellissimo playmat. Il problema è che non siamo ancora a 20 sub su Twitch. Io nel dubbio il link del sito Viola qua sotto ve lo lascio, perché tanto tra Amazon Prime e Amazon Gaming qualcosa ci avete, quindi vi aspetto. Inoltre, se per caso il vostro medico vi ha detto che siete allergici alla pecunia, Magic Corner vi fa un'offerta. Ad esempio, potete sostituire quella cosa che vi fa male con un bel playset di Structure Albatz. Questo, se non sbaglio, è il cofanetto da 8, ma potete anche prenderne solo 3. Detto questo, oggi andiamo a parlare di Ghost from the Past 2 e se conviene o meno acquistarlo. Come abbiamo potuto vedere dallo scorso video e dai vari spoiler che ci sono stati questi ultimi giorni, ringrazio ovviamente Konami per non avermi chiamato. Partiamo dalle ghost che rispetto allo scorso video sono aumentate. Abbiamo quindi Drago Bianco Occhi Blu finale, Drago Nero Occhi Rossi, la Maga Nera che, vabbè, l'abbiamo già detto, la gente finalmente si è potuta segà, Drago Armato Scuro, Drago Lato di Ra modalità sfera, almeno così li abbiamo tutte e due, ghost, Cyber Drago, Drago Bianco Occhi Blu finale, Arcidemone Drago Rosso e l'occhio di Timaeus. Probabilmente quella sarà la ghost più discutibile di tutto il set, varrà sicuramente 50-60 euro e chi la trova vorrà solamente impiccarsi. Spostiamoci adesso sulle carte nuove che possiamo trovare all'interno di questo set. Tra le più interessanti secondo me abbiamo Salaman Great Blaze Dragon. Se questa carta sta per essere distrutta in battaglia o dall'effetto di una carta, stacca invece un materiale. Durante la battle phase, se questa carta non ha materiali, effetto rapido, puoi evocare specialmente dal tuo extra deck un mostro Xyz Salamagna, utilizzando questa carta scoperta come materiale. L'evocazione viene considerata un'evocazione Xyz e posso trasferire i materiali su essa. Puoi utilizzare questo effetto solo una volta per turno. Inoltre, se questa carta viene evocata utilizzando Salaman Great Blaze Dragon come materiale, puoi distruggere un mostro controllato dal tuo avversario. Quindi, cari giocatori di Salaman Great, se non costa tanto, io un playset me lo recupererei, eh. Passando alla seconda carta abbiamo Proxy Horse. Se questa carta che controlli sta per essere utilizzata come materiale Link per un'evocazione Cyberso, puoi anche utilizzare un mostro Cyberso dalla tua mano come materiale. Durante la tua end phase puoi bandire questa carta dal tuo cimitero e scegliere come bersaglio due mostri Link nel tuo cimitero, incluso un mostro Link Cyberso, e rimetterli nell'extra deck. Puoi utilizzare ogni effetto una volta per turno. Praticamente ti fa fare Link 2 con un mostro solo e in più ti ricicla sempre l'extra. Secondo me, ottima per Dragon Link. Passiamo adesso a Borderland Dragon. Bel bestione, Link 5, servono tre mostri con effetto, quindi diciamo che risorse ne richiede. Però, andiamo a vedere cosa fa. Non può essere distrutto in battaglia o dagli effetti delle carte. Inoltre, nessun giocatore può scegliere come bersaglio questa carta con effetti di mostri. Questa carta può attaccare tutti i mostri controllati dal tuo avversario, una volta ciascuno, ed effetto rapido può scegliere come bersaglio un mostro con effetto sul terreno e un mostro rocket nel tuo cimitero, annulla gli effetti di quel mostro, e se lo fai, evoca specialmente quell'altro mosso dal tuo cimitero. Il tuo avversario non può attivare effetti in risposta all'attivazione di questo effetto. Può utilizzare questo effetto una volta per turno. Ragazzi, a questa carta manca di fare solo il caffè. È pure un 3005. Parliamone. E per concludere abbiamo The Code Talker Etzel. Questa carta molto simpatica si evoca con due mostri Cyberso con attributi differenti. Questa carta guadagna 500 d'attacco per ogni mostro puntato. Poi, effetto rapido, puoi pagare 1000 life points e pescare una carta. Poi, se i tuoi life points sono 2000 o meno, puoi attivare questo effetto. Bandisci questa carta dal terreno e se lo fai, evoca specialmente un mostro Cyberso Link 3 o inferiore dal tuo extra deck, eccetto lui stesso. Puoi utilizzare questo effetto una volta per turno. Quindi anche questa, ragazzi, la terrei bella che sott'occhio, perché effettivamente puoi switcharla con qualsiasi cosa. Per quanto riguarda il resto, c'è comunque roba buona. In primis, secondo me, i supporti agent, che me li sono andati a leggere e non sono per nulla male. Fossi in voi, ci farei un pensiero sul montarmelo. Poi, vabbè, ci sono dei supporti di DD, Odice, roba Infernity, che no. Vogliono risfruttare la meccanica sincro e, secondo me, è molto deludente. Mentre per quanto riguarda le reprint abbiamo tutto il resto di agent, la roba hero che costa, roba Insector così a caso, roba Ghostrick, Vampiro, DD escluso Genghis che... perché? Ha una stampa, se gioca e dovrebbe essere reprintato. Però, vabbè, facciamoci lucrare persone che diranno, beh, non è stata reprintata, quindi dobbiamo alzarla de prezzo. Il reparto Teni, la roba d'Espia che, ragazzi, io godo come un riccio. Io avevo un cazzo di playset di Aluber in americano, l'ho venduti, e il giorno in cui sono arrivati è stata annunciata la reprinta.
Mamma mia, che soddisfazione! Poi abbiamo roba controllo bottino, che non era stata mai reprintata, Manju, i Galaxy Soldier, che, ragazzi, non si giocano e stanno a 15 euro l'uno. Poi abbiamo il Mega Raiza, ma questo ve l'avevo detto. Retailing sì, fusioni vecchie a caso e non c'è roba GOT decente. Fusioni Cyber Drago, che queste sono ottime. Baxi e Yazi, roba Fossil, roba Dark Magician. Centauria, che anche questo me l'aspettavo. Alki Fibrax, finalmente, grazie Konami che te sei svegliata. Poi per concludere abbiamo Mondo Zombie, numero 97 e numero 38. Allora, facciamo un paio di considerazioni finali sul prodotto. Nel complesso è nettamente superiore a quello dell'anno scorso, sia perché c'è roba da meta e costosa, sia perché hai messo roba di mazzi che sono comunque interessanti. Secondo me, alla fine, risulta un prodotto di tutto rispetto che conviene comprare. Alla fine, se lo paragoniamo all'ultima Gold, questo è nettamente superiore, eh. L'unica cosa, boh, ci avrei buttato all'interno una mezza staple. Adesso, non voglio di Prosperity, ma in quello dell'anno scorso ci stava Evelyn. Quest'anno potevi mettere Lightning Storm invece che buttarla all'interno dei team. Ma vabbè, sti cazzi, alla fine il prodotto si può promuovere tranquillamente. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questo prodotto e se nel caso lo acquisterete o meno. Detto questo, state easy e noi ci rivediamo settimana prossima, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!